Mo' con calma dobbiamo cercare di calibrare lo screener. Ah, ma chi sta speciale su screener, eh? Madonna, sto Renato. Ma quanto è bello da vedere in game, quel Renato. Scarpa rossa. Capello bicolore. Screener, non male. Guardate. Per capire se... insomma, Ron, sto Renato è un animale. Vola sto Renato, letteralmente. Di capire i suoi limiti. Ma Ron, ma su Skriniar è veramente forte. Non si può dire se... Ma Ron, comunque pure quello Skriniar è veramente top. Fortissimo pure su Skriniar. Un botto di interventi automatici. Grazie mille, grazie mille, ma dopo mi recupero. Flashback, sapresti la risposta. Bravissimo, Killu Skriniar. Sprint boost di Renato fucking Sanchez. Guardate come se la gestisce bene. La palla per Karim The Dream che si accentra stavolta. Il portiere manco ci prova perché Karim è troppo astuto. Non riesco a difendere. Fatti questo. Bravissimo, Killu Skriniar. Sbaglio, rimane sempre un ottimo player, ma bravissimo sto Skriniar. Oh, acchiappa chi? Bravissima, avete visto che bell'intervento di Skriniar lì? Non ne vedo molto bravo qui Renato il senso, eh. Niente, mi ritorna. Bravo Renato, grande posizionamento di su Renato, sta per tutte parti. Mannaggia miseria. Occhio, brava. Renato sta ovunque. Ovunque. Bravo Renato, bravissimo. Quanto aggredisce chi Lucane prese Renato. Guarda, guarda, guarda. Sta per tutto pare. Gli anni scorsi, ma voglio, fa paura. In termini di interventi, di automatismi difensivi, non... E poi premete la corsa. Cioè, guarda, vi rendete conto? Anche solo guardando che quello Skriniar fa un botto di interventi, ma proprio tanti. In game è presente. Questi sono i giocatori migliori. Quelli che. Ehi, oh my god, bravo. Ancora Skriniar con l'intervento automatico. Cioè, fa chi. Ancora Skriniar, sempre lui. E mo ci prendiamo anche il contropiede al 90°. Ma invece no, perché c'è sto Skriniar che è una bestia. Non ci credo. Bravo, bravo Skriniar. Con Exceed. Però mo sono tornato finalmente. E non vi preoccupate, non mancheremo più. Per un bel po'. Oh my god. Bravi, guardate sto Skriniar. Marcissima. Che forte sto Skriniar. Chance che ti dà con quelle 5 stelle skill. Oh! Niente. Ancora quasi kick-off. Comunque sì, sono consapevolissimo di essere un mentecatto. Guardate Renato, come è già sempre pronto lì ad aggredire. Pazzesco, sta ovunque. No, non ci credo. Ma no, guarda Renatino. Che giocatore. Eccola, gol sbagliato. Gol sbagliato. Per me quel Benzema... Guarda sto pressing, guarda. Maronna Renato che intervento automatico. Porca troia, buttatela avanti. Bravo Skriniar. E mo ce la ma fa. A volte il bot dai numeri. Oh god. Skriniar. Che bello giocatore Killu Skriniar. Pure Chiellini, non scherzo. Li metto.
sullo stesso piano, sono proprio due bei giocatori. Non ho fatto il mio dubbio, non è Skriniar. È Skriniar. Sì. Fortissimo. Fortissimo. Chiellini. Bravo Skriniar. Sicuramente non è scarso. Guarda sto Skriniar, la pulizia negli interventi. Niente, lui già lo sapeva. Il champ già lo sa. Bravo Renato! Madonna che grinta, chi lure. Niente. Partita in merda. Che forte Renato. Vabbè, niente. Grande Renato. Quindi recap. Skriniar mi ha sorpreso un botto. Guardate la work rate top, 1,88 m, ma sembra veramente fast con L2 R2. E quello che sorprende tantissimo sono gli automatismi difensivi che fa questo. È perennemente ad anticipare l'uomo. Cioè, prima che voi ve lo selezionate, questo già sta addosso all'uomo o dietro a pressare, oppure già addirittura tra avversario e linea di passaggio, quindi pronti ad anticipare. La lettura difensiva è incredibile, l'aggressività c'è, le intercettazioni ci sono, quindi diciamo che le stats parlavano chiaro e lasciavano pensare ad un qualcosa del genere, però in game è veramente eccezionale e da quel che vedo non costa manco granché. Quindi per me questo è attualmente leggermente meglio di quel Koulibaly speciale che ultimamente, a mio modesto avviso, si è un po' immarcito, l'hanno un po' nerficchiato, perché si muove molto più veloce e perché tende ad aggredire più di quel Koulibaly in game. La reattività si sente un botto quando fate i cambi di direzione, quindi tantissima roba. Uno dei migliori provati per la Serie A, e non ce ne sono pochi, mi vengono in mente Tomori, eccetera, eccetera. Come voto gli do un 8,5, non di più, perché è molto fast con L2 R2, però a campo aperto, quando vi partono i vari Mbappé e compagnia bella con gli sprint boost, in quei primi metri fatica, poi li recupera, però nei primi metri quel 78 di accelerazione si sente, abbinato a 89 di forza. Invece quando siete posizionati L2 R2 non si sente. Quella è l'unica pecca di sto giocatore, quindi 8,5. E infine parliamo di Renato Sanchez. Renato a me personalmente è piaciuto tanto, l'ho visto nel 70% delle squadre delle qualifiche, Coatal e altri campioncini. Cosa piace di questa carta? Personalmente mi piace un botto, vabbè, alto alto, giocatore sempre, ovunque, un'aggressività senza senso in game, passaggi notevoli, per di più ha pure un ottimo controllo del pallone, e considerate che io finora non l'ho manco fatto giocare titolare, quindi non usufruisce neanche del boost dello Stilentese, nonostante tutto era ovunque, quindi un gran bel giocatore. Pecca effettivamente un pelo in quelle stats chiave difensive come le intercettazioni, la lettura, che tutto sommato non sono male per un centrocampista, ma comunque non è Kanté, ecco, difensivamente parlando. Kanté pure è per tutta parte, ma come automatismi è nettamente superiore Kanté. Però per il resto è molto più tecnico e fisico lui. Come stile intesa ha consigliato un'ombretta matta, come voto a lui diamo un 8,5 perché è il solito Renato, che a me piace un botto, rompi i coglioni in mezzo al campo e GG, 90 di agilità, 94 di equilibrio, veramente pazzesco.
Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo playa di cui volete vedere la review. Alla prossima!